Salve a tutti ragazzi, sono io e oggi siamo in questo video di Warface, ragazzi, da una vita che non ci gioco, anzi in realtà ci gioco da un po' per della vita che non porto il gioco sul canale. E non mi spinge le cacchio, cioè se c'è gente che ci spinge. Comunque ragazzi, ho voluto portare questo gameplay perché ultimamente ci sto giocando e quindi ho detto beh dai portiamocelo, forse c'è qualche iscritto mio che ci vuole giocare con me. E ora mi hanno spaccato. Andiamo avanti. Poi, ragazzi, per chi non lo sapesse, Warface è un gioco gratuito, tipo un Call of Duty vecchio stile. Sto qua in team death, ma c'è quello, non muore. Scusi, vuoi morire? Non mi prendi? Ah, no, quello è alleato. Dove sta il nemico? È caduto giù dalla mappa. Oddio, è caduto giù. Ah, stava qui sotto nascosto. Ok ragazzi, se vi piace il gioco, scaricatevelo, ve lo mostro un pochettino. Cercherò di giocare bene anche questo qua di squaglia. Oh mio Dio, non mi ha squagliato lo shoppato, non ci credo. Ah cacchio ragazzi, quel mitra lì è troppo forte. A parte stavo ferito però ragazzi. Sto gioco qua è una botta. No pay to win. Diciamo ragazzi, se shoppi c'è le cose molto prima, ma molto. Se no shoppi devi fare un buco di. Lo posso dire. Quella parola però avete capito. Ragazzi, è normale un cecchino, è normale che si è messo là. Ah sì, ragazzi, i cecchini a colpo singolo shottano in questo gioco. Bolt action. Comunque, ragazzi, questo gioco qua, no, a me mi piacciono molto le missioni, quelle che special operation, che sono in PvE, che puoi sbloccare armi permanenti, ma è molto difficile. Scusi, volete morire? Ok, un alleato mi ha rubato la kill, ecco perché. Che andiamo avanti. Muorici. Ok. Puttana, hanno sparato 40 persone. Devo trovare modo di ammazzare a quelli. Anzi, non voglio cambiare classe perché non mi piace un cazzo, se non lo sapete. Questo gioco è molto importante l'arma che ci mettete prima di fare il match, perché durante la partita non la potete cambiare a meno che non le ha rubate le altre persone. Basta, mettiamoci un cecchino, dobbiamo aspettare un pochettino di tempo che ci toglie il cooldown. Perché quando cambiate classe, ragazzi, vi toglie 10 secondi. Quindi dovete aspettare. Anche se questi ce ne anzi, quasi quasi vi riporto pure a KZ1 che c'è una voglia di giocarci, che voglio vedere cosa è cambiato. Ragazzi, se qua vi trovate morti non sapete nemmeno il motivo. Certe volte però dettagli, è così che funziona. È un gioco tipo frenetico, molto più movimentato. C'ho paura che mi escono sulla destra, quindi faccio qua. Vado a mettere qui proprio da gambierato. Non basta che si mette qui. Aspettando quello che passa. Si può aspettare quello che passa e poi dopo andiamo diretto perché non mi piace sta gamberata. Dai! Uno. Non fa niente, raga. Eccolo. Cacchio sta.
Mica, raga, tutti i cecchini si sono messi questi. Tra l'altro loro c'erano due cecchini più comodi. No, non lo so usare. Certo, non so usare i cecchini, però boh. Questi stanno nascosti così. Loro ti vedo, tu non li vedi. Un buon punto per cambiarsi. Dai, basta. Non ce la faccio, stai cambiata. Anzi, mettiamoci l'ingegnere di cattiveria. Perché almeno ce la facciamo. Bella madò. Ok, prepariamoci. Questo mi ha spaccato proprio con quell'assalto. Anzi, non ce l'ho l'ingegnere con tutti i pezzi, se no recuperavo pure vita. Devo mettere la Claymore qua, visto che uno passa sempre da qua. La figura di Miyahata. Ah, cacchio. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare. Ci mancano 7 punti per andare in vantaggio. 7 kill. Dai. Io mi stanno finendo tutti i colpi. No,
Abbiamo perso, pensavo, 2 punti. Ma però dai, è stata una bella partita anche se potevo fare di meglio. Comunque ragazzi, vi invito a scaricare il gioco. E se ci volete giocare proprio a me, ci offre la community. E vediamo quando ho fatto. 23-15, mi dai ragazzi, è abbastanza bene. Non dato quello, ho fatto 5-20. Dettagli però. Ciao a tutti.